In questo video vi faccio vedere come funziona un generatore di corrente che ho costruito con motori passo passo, chiamati anche stepper motor. Siamo nel periodo natalizio, si potrà utilizzare per esempio per alimentare le lampadine decorative, in modo che girando la manovella si carica una batteria interna e questa può essere utilizzata per alimentare appunto le luci natalizie senza dover aver bisogno della corrente. Come vedete dall'illustrazione, adesso ho attaccato una striscia LED che avevo a casa tramite una spinetta jack alla pila, al generatore che ho costruito. E come vedete, girando la manovella, i LED presenti sulla striscia si illuminano molto bene. Ma togliendo il jack e quindi non avendo l'alimentazione alla barra LED, si potrà, girando la manovella, caricare le batterie interne e successivamente collegare la striscia LED e si vedrà che l'energia accumulata nelle batterie sarà in grado di alimentare la striscia di LED. Ecco, ora lo sto girando senza nessun carico collegato. Adesso vedremo che collegando il jack e quindi alimentando i LED si accenderanno senza bisogno di senza bisogno di girare la manovella. Adesso, prima di spiegare come ho fatto a costruire il generatore, vi voglio spiegare un attimo come funzionano i motori stepper o motori passo passo. Nella foto ne vedete due, uno a 6 fili e uno a 4 fili. Per questioni di ingombro e costruzione useremo quello a 6 fili. Allora, diciamo che prima cosa bisogna capire quali sono i fili che servono. In genere i 6 fili hanno il mezzo avvolgimento, ovvero la bobina interna può essere alimentata per metà nel caso si utilizzi come motore. Ecco, diciamo che gli stepper motor sono motori che non hanno i carboncini, quindi occorre che venga creato un campo magnetico rotante tramite un controller. Questo se lo si vuole utilizzare come motore. Ma noi, utilizzandolo come generatore, utilizzeremo le due bobine interne complete, quindi il mezzo avvolgimento non ci servirà. Per capire come fare, si misura con il tester dove c'è la resistenza maggiore, vuol dire che sono le bobine intere. Comunque trovate parecchi tutorial su YouTube su come fare a utilizzare motori passo passo, a come funzionano, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che in questo caso io ho già individuato le due bobine e saranno quelle che ci serviranno come uscita di corrente, nel senso che con la manovella faremo ruotare il nostro motore e dalle uscite avremo la corrente che ci servirà per caricare la batteria. Una cosa da tenere presente è che i motori passo passo hanno l'uscita in alternata, quindi per poter utilizzare come alimentazione di barre LED, come ricarica di batterie, eccetera, eccetera, avremo bisogno di un circuito a valle che raddrizza la corrente alternata in modo che la trasformi in corrente continua. Ecco, qua vediamo il dettaglio di come sono fatti i punti a diodi. Nel nostro caso ne utilizzeremo due perché abbiamo due uscite distinte in alternata dal motore passo passo. Quindi ogni uscita ha bisogno di essere raddrizzata e quindi per fare ciò serve un ponte di diodi per ogni uscita. Punti di diodi che da un capo arriveranno i fili del motore dove c'è l'uscita in alternata, dall'altro capo avremo il più e il meno che andranno connessi, il più con il più e il meno con il meno, e l'uscita di queste, che a questo punto sarà, diciamo, in continua, anche se in realtà è pulsante, però considerando che la frequenza sarà abbastanza alta, la possiamo considerare continua. Questa uscita la manderemo a un blocco di batterie, vediamo in figura, quattro batterie al nickel metalli idrati da 1 volt e 2,
Quindi un totale di 1 volte 2 per 2 sono 2 volte 4, 2 volte 4 per 2 fanno 4 volte 8, diciamo quasi 5 volte. Li metteremo all'interno di una scatoletta in plastica con un jack per l'uscita. Ecco, qui vedete il dettaglio della scatoletta, le due coppie di fili che arrivano dall'uscita del motore, le facciamo entrare nella scatoletta, facciamo un nodino per fare in modo che non si strappino. Da questa parte montiamo il jack per l'uscita dell'alimentazione, della corrente che andremo a generare, e cercheremo di accomodare il circuito che abbiamo appena creato e il relativo slot per le batterie. Ecco, questo è il dettaglio della singola batteria, le avevo già in casa, non sono normali batterie al nickel metallo idrati, ma vanno benissimo anche quelle al nickel cadmio. Qui accomodiamo tutto all'interno della scatola, vediamo le varie fasi, varie saldature, rifinitura delle piastrine, un po' di colla a caldo per tenere tutto insieme. Vediamo la fase di saldatura al jack che fornirà l'alimentazione. E qui assemblato il tutto, cerchiamo di fare stare tutti i fili all'interno della scatoletta in modo che poi la chiuderemo con il suo coperchio. Ecco come questo è il risultato finale, la scatoletta chiusa. Vedremo una panoramica dall'alto, dal basso, dal lato, come fate. Poi questa scatoletta la andremo a posizionare sulla parte della torcia, la parte del generatore di corrente che siamo andati nel frattempo a creare. Per creare questo generatore, adesso vedremo meccanicamente come ho fatto. Ecco, questo è il risultato finale. Meccanicamente ho preso semplicemente il motore passo passo di cui dicevo prima, ho messo un piccolo ingranaggio, erano ingranaggi del Lego di mio figlio che avevo in giro questi. Un ingranaggio più grande che pilota un ingranaggio più piccolo in modo da avere una certa multiplicazione. Una manovella e il tutto per fare la tenuta meccanica tra due barre di ferro tenute da due bulloni. Come vedete, questo dettaglio è il perno di rotazione della manovella ed è lo stesso perno low cost che avevo illustrato in un mio video precedente. Quindi, se vi interessa come farlo, andate a guardare il video relativo. Qui è stato saldato sulla barra metallica che vi dicevo prima e il tutto è stato montato come vedete in figura. Alla fine i fili sono stati posizionati con una fascetta in modo che non si strappino durante l'utilizzo. Questo qua è il risultato finale. Certo, si potrebbe anche verniciare alla fine, però a me sembrava serviva solamente per farlo vedere a scopo dimostrativo. Se vi è piaciuto il video, potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.